A ti. Merci. Thank you.
acceso tu sorvicinato, perché ha trovato mesagliere. Ha preso degli accordi con mamma e con papà, ci sposeremo appena quattro età. Il mio amore mesagliere, tanti piante con i re, sul cappello porta piume in quantità. Se mi stringe forte al cuore, con un bacio tentator, con le piume che sono le dico mi fa. Innamorato, era giurato, che dal curato mi porterà. Si dice non guardare i marinai, perché son guai, perché son guai. Ma con il bersagliere è un'altra cosa, ogni promessa è verità. Se a bersagliere ti giura che mi risposerà, puoi essere sicuro che lo fa. Il mio amore bersagliere, batti bianco e giovine, sul cappello porta piume e quantità. Se mi stringe forte al cuore, con un bacio tentator, con le piume che sono le dico mi fa. Innamorato, thank you.
1926 della sezione lecchese. La fanfara attualmente presieduta dal bersagliere Stefano Mainetti, che è stato preceduto per lunghi anni dal bersagliere Pier Giuseppe Mapelli, che so essere presente sulla piazza e che saluto con molto affetto. Il complesso è diretto dal capo fanfara Luca Losa, che è già componente della prestigiosa fanfara in armi del Terzo Reggimento e fin dalla sua fondazione è riuscito a far distinguere la sua fanfara per l'impeccabile inquadramento formale e la preparazione musicale caratteristiche che hanno entusiasmato gli spettatori che l'hanno vista esibirsi anche in numerose trasferte in stati esteri, tra cui ricordiamo la Francia, la Svizzera, il Belgio, la Germania, la Federazione Russa, la Norvegia e addirittura la Corea del Sud. La Guglielmo Colombo, grazie alla passione per la musica che contraddistingue tutti i suoi componenti,
oltre al saldo legame di amicizia che unisce i fanfaristi, è un vero simbolo di italianità capace di trasmettere emozioni musicali uniche davvero. Grande applauso alla fanfara di Lecco. Che ci presenta come primo brano Bersaglieri in Africa, una composizione di Giuseppe Treglia che dopo essersi diplomato al conservatorio del 1902 si arruolò nel corpo dei bersaglieri e diventò ben presto il capofanfara del 12° reggimento. Questa musica vuole evocare la nostalgia dei reduci delle varie guerre coloniali in terra d'Africa per i loro commilitoni che sono caduti sul campo. Con Bersaglieri in Africa vedo che la fanfara è pronta, ha inizio l'esibizione della fanfara di Lecco. Prego. Grazie Lecco, passiamo alla fanfara di Aprilia. Anche per questo meraviglioso complesso musicale qualche nota biografica. È una fanfara che è stata fondata nel 1985 per volere del compianto presidente Adelchi Cotterli, il quale volle fortemente la nascita della stessa come valore aggiunto alla sezione. Essa è stata diretta fino al 2012 dal capo fanfara Eugenio Centofanti e successivamente è stata affidata al maestro Ildo Masi, che oltre ad assumere il compito di capo fanfara viene incaricato anche della direzione musicale ed artistica. In questi 39 anni di storia la fanfara ha partecipato a tutti i raduni nazionali e a molti raduni interregionali nelle varie regioni d'Italia. Numerose anche le trasferte all'estero, tra cui ricordiamo il Festival Internazionale Music Parade svolto in Germania e altre esibizioni in Francia, Polonia e Danimarca. Una curiosità, nel 2018 la Adelchi Cotterli è stata invitata a tenere un concerto all'interno dei Musei Vaticani, come prima e unica fanfara che ha cavalcato le soglie dello Stato della Città del Vaticano. La fanfara di Aprilia dal 2013 prende il nome dello storico presidente, attualmente un organico di circa 40 musicisti di diverse età, tra cui validissimi professionisti. Grande applauso anche per la fanfara di Aprilia, che inizia la sua esibizione curiosamente non con una marcia bersaglieresca ma con una musica che veramente si è affermata a livello mondiale. E mi riferisco a The Final Countdown, una composizione che fu portata al successo dal complesso svedese degli Europe e che venne scritta dal cantante leader di questa formazione Joey Tempest. Noi ne ascoltiamo la versione per fanfara elaborata dal maestro Ildo Masi. Prego. Thank you.
We'll be right back.
grazie. E ora la volta di Aprilia che ci propone la versione per fanfara di O Sole Mio. Thank you.
Grazie.